minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che porta i pellegrini ogni giorno a visitare tutti i luoghi dove ha vissuto Padre Pio da Pietrelcina. Oggi per raccontarvi quanto la signorina Morcaldi un giorno confidò a Padre Alberto d'Apolito, è proprio Padre Alberto che ce lo racconta nel suo testo, e lui scrive: la signorina, l'insegnante Cleonice Morcaldi, un giorno mi raccontò di aver assistito ad una scena pietosa. Un'infelice trovatella di nome Anita, una figlia spirituale di Padre Pio, cresciuta da una madre adottiva che le voleva molto bene, alla morte di questa fu ospitata da una buona signora. La giovane di bella presenza, religiosa, timorata di Dio, era molto seguita, molestata da giovanastri, per cui l'amica che l'ospitava, per non avere seccature, la mandò via. Afflitta dalle molestie, dalle gelosie e dai pericoli di tante persone che l'avvicinavano, allora si recò da Padre Pio per confessarsi e soprattutto per andare ad esporgli la situazione. Il padre, appena la vide, si fece scuro in volto. Con tanta scontrosità le chiese: che cosa sei venuta a fare? La poverina tremante rispose: padre, devo dirle anzitutto che la signorina che mi ospitava mi ha mandato via. E Padre Pio: che importa a me, vattene via. Le persone presenti in chiesa, perché Padre Pio confessava le donne nella chiesetta antica, rimasero allibite dinanzi a tanta durezza, scontrosità verso una povera ragazza sventurata, mentre il padre verso di loro si mostrò benevolo e affabile. Cleonice, presente alla scena, rivolse la parola a Padre Pio: padre, ma perché siete stato così duro verso una povera creatura senza tetto e senza affetti? Il padre, con volto addolorato, racconta a Padre Alberto d'Apolito, rispose: stai zitta, non finire di crocifiggermi, debbo trattarla così, non dipende da me, così vuole il Signore. La giovane, racconta a Padre Alberto, prese il velo da suora, si consacrò al Signore, favorita da carismi divini, visse in concetto di santità. Padre Pio, rispondendo ad una sua lettera, si compiaceva e si congratulava con lei. La suora, a sua volta, si congratulava con Padre Pio della predilezione della scelta di Gesù che l'aveva associato al negozio della redenzione delle anime.